Ringrazio Luigi per questa opportunità che mi è stata data e per questa la società, la SOI chiaramente, per aver organizzato questa giornata che ritengo molto interessante per porre l'attenzione su frutti, su specie anzi direi, che sono sempre state considerate ai margini, ma nell'ambito appunto della biodiversità, resilienza, ma anche utilizzi alternativi, come abbiamo già visto nelle due precedenti presentazioni, possono trovare sicuramente un loro interessante utilizzo. Passiamo ora, diciamo, a una specie che rispetto al pistacchio, al carrubo, tra virgolette potrei definire esotica, sicuramente non autoctona. Questo lavoro è stato svolto con un mio caro amico Leo Lombardini, che ad oggi si trova come direttore del Dipartimento of Horticulture in Texas, esperto, perché come vedremo dalle slide, della cultura del pecan, che è molto diffusa, molto più importante negli Stati Uniti. Quindi vediamo un po' di che cosa si tratta del pecan. Molti di voi probabilmente non lo conoscono, non ne hanno mai sentito parlare di questo pecan. Viene definito generalmente come noce americano e vedremo infatti che è molto simile al noce europeo. Il nome scientifico, anche un po' per inquadrarlo, è Caria illinoensis. Illinois, uno stato americano un po' più al nord, vicino al Canada, in realtà non c'ha molto a che fare con l'Illinois. Certo, ci sono anche là esemplari nell'Illinois, che è uno stato anche abbastanza freddo in inverno, però in realtà è concentrato soprattutto nella parte meridionale degli Stati Uniti, in special sia nell'est, verso gli stati più umidi, che nell'ovest. È una specie autoctona quindi di quella zona, è molto utilizzata dagli indiani, dagli indigeni, dalle tribù indigene, che lo usavano, no, come albero, specie tutto fare. E utilizzavano sia i frutti per l'alimentazione, ma poi molto anche del legno, che è un legno molto duro, molto interessante, vedremo dopo, per l'ebanisteria, per costruire archi, frecce, cestini, diciamo strumenti nell'utilizzo familiare. E poi chiaramente la medicina indiana, abbiamo visto, no, in tanti film western, di utilizzare pozioni per risolvere problemi, facevano ricorso anche a foglie, frutti di questa specie, per ottenere quindi dei medicinali, vedete, per la costipazione, per problemi intestinali, anche con un metodo anche anticoncezionale, diciamo così, dolori vari. Quindi un medicinale, è un frutto veramente molto importante per la cultura indiana. Tutto è un po' cambiato con la colonizzazione europea. Soprattutto in realtà, siccome parliamo di stati americani, voi sapete benissimo che negli stati meridionali c'è stata per lungo tempo la dominazione ispanica, spagnola, quindi furono apprezzati all'inizio dagli spagnoli e gli indiani, le tribù locali, appunto, introdussero questo frutto agli spagnoli, quindi, e veniva utilizzata, raccolta, c'erano alberi, no, foreste spontanee che erano presenti soprattutto anche vicino ai fiumi, ma anche nelle zone un po' più asciutte, quindi venivano raccolti spontaneamente. E anche gli spagnoli, quindi i primi colonizzatori, utilizzarono questo frutto. Quindi l'utilizzo in realtà poi commerciale è stato sempre visto quasi come una specie, una pianta del paesaggio, delle zone della Georgia, della Louisiana, in parte anche del Texas, ma non si è mai concentrata l'attenzione su una coltivazione. Solo, diciamo, nel 150 anni fa, vedete, quando in una piantagione, sempre nella Louisiana, uno schiavo, insomma, poi diventato liberto, innestò i primi alberi, no? Dalla piante nate da seme, furono innestate con alcune, tra virgolette, accessioni, ecotipi più interessanti, quindi da utilizzare per la produzione, incominciare in un certo senso
una produzione commerciale. Dove è localizzato il Paycat? Vediamo soprattutto negli Stati Uniti meridionali, quindi dalla Florida, Georgia, Louisiana, Texas, New Mexico e poi una parte anche del Messico. Quindi anche habitat abbastanza diversi, perché andiamo dalla zona meridionale degli Stati Uniti, calda e umida, dove molti vanno a svernare, non lo sapete, insomma, vanno a prendere il caldo del sud degli Stati Uniti, a zone verso ovest, molto invece più secche. Pensate alle situazioni del Texas orientale, dell'Arizona, del New Mexico e zone anche dello stesso Messico. Quindi ambienti diversi e anche, diciamo, ecotipi che si sono evoluti nel corso degli anni con caratteristiche diverse. Ad oggi, infatti, la produzione di pecan è quasi esclusivamente concentrata proprio in questi due stati. Stati Uniti, vedete che produce il 50% della produzione mondiale, e il Messico. Soltanto negli ultimi 10-20 anni abbiamo avuto anche un interesse per questa specie in altri paesi, soprattutto in Cina, dove è incominciata anche una piccola coltivazione, perché chiaramente soprattutto gli Stati Uniti più che il Messico esportano questi frutti sui diversi mercati mondiali, e sono molto apprezzati questi frutti dai cinesi, e quindi hanno introdotto sia questa specie ma anche altre specie, insomma, con caratteristiche leggermente diverse. E piccole produzioni ci sono anche, vedete, in Sudafrica, Brasile, Israele, Australia e Argentina, forse è meglio se parlo. La superficie destinata alla coltivazione di pecan è in forte crescita, soprattutto in Cina. Ecco, qua vedete un po', soprattutto negli Stati Uniti, la diversa distribuzione del pecan, dove a destra potete vedere il pecan negli stati più umidi e piovosi, dove poi vedremo abbiamo una maggior disponibilità idrica, no? Come ha fatto vedere anche il collega Francesco Marra prima per il pistacchio coltivato negli Stati Uniti, rispetto a queste zone degli Stati Uniti più asciutte. Quindi vedete anche la gestione con più inerbimento a destra negli stati come la Louisiana, la Georgia, Mississippi, piuttosto che nella California o Texas e Arizona, dove abbiamo una gestione anche diversa, soprattutto del suolo. In Italia, che cosa dire? Diciamo, attualmente possiamo dire non c'è quasi nulla. Vi ho detto, la gran parte della popolazione non conosce il pecan, anche se da qualche anno ultimamente mi è capitato di scorgere sui banconi dei centri commerciali importanti anche confezioni, piccole confezioni da 200-250 grammi di noci pecan sgusciate con gli arilli ad un prezzo, diciamo, notevole. Parliamo di circa un 25 euro al chilo per questo prodotto proveniente dagli Stati Uniti. Quindi in Italia abbiamo una piccola produzione nel sud del Salento. Presso l'Università di Bari, come vedremo, abbiamo una collezione di varietà un po' più storiche, e una piccola sperimentazione è iniziata anche in Veneto. Quindi, diciamo, possiamo considerare praticamente nulla la presenza di questa specie. E perché ritengo che possa essere interessante questa specie? Perché presenta una notevole adattabilità ai diversi ambienti. Come vi ho fatto vedere della zona di origine, la possiamo riscontrare sia in zone umide, quindi con anche piovosità elevate, notevole disponibilità idrica, l'importante è che il suolo sia ben drenato, ma sia in ambienti anche asciutti, in cui la piovosità è molto bassa. La possiamo paragonare alle zone meridionali dell'Italia o in alcune zone anche con valori inferiori. La specie è caducifoglie, può resistere anche a temperature invernali molto basse, ecco perché anche il nome scientifico, Linnonensis,
c'è dell'Illinois, perché anche gli stati più freddi dell'America possiamo avere la presenza del pecan. Però riesce nel contempo a tollerare molto bene temperature anche molto elevate, 35-40 gradi. E questo l'abbiamo visto proprio nel campo collezione, dove anche in quest'annata, ma anche nelle annate molto calde e in certe annate anche senza irrigazione, il pecan si comportava molto meglio del fico che stava accanto, per non parlare della vite o del melograno che entravano in sofferenza. Invece chiaramente il pecan non aveva una grossa sofferenza, però chiaramente valutiamo poi gli aspetti produttivi, la crescita vegetativa, però certamente non è morta, non moriva il pecan. Quindi su un terreno con un franco di coltivazione molto poco profondo e molto ricco di roccia, riusciva a resistere, perché vedremo l'apparato radicale viaggia tantissimo. Le ore di caldo, vedete, sono nella norma, quindi 1000-1500 growing degree hours. Le ore di freddo invece normalmente non sono molto elevate, ecco perché negli ambienti anche dell'Italia meridionale può adattarsi, quindi possiamo avere valori anche molto bassi come la varietà Choctaw o anche altre 200-300 fino a 600, insomma 700, con una media di circa 400 ore. 500 ore, però diciamo non ci sono grossi problemi nei nostri ambienti che sono caratterizzati, lo sappiamo, più o meno da 400, 500, 600 ore di freddo. Quindi il fabbisogno di freddo non è sicuramente un fattore limitante, almeno sicuramente per alcune varietà. La durata poi della stagione vegetoproduttiva è presenta una notevole variabilità. Vedete, abbiamo da varietà molto precoci, quindi con una maturazione che può andare, quindi con un risveglio anche anticipato, una maturazione del frutto verso settembre, ad altre che ci spingiamo verso fino ottobre-novembre. Vedete, Peruc 150 fino ad Evans, Delmas, Hollis che hanno una durata del ciclo vegetativo molto molto lungo, infatti le foglie poi vengono perse a stagione molto avanzata, soprattutto poi se le temperature non scendono. Per quanto riguarda le caratteristiche del suolo, che diciamo più ottimali, più ideali per questa specie, si adatta, vi ho detto anche prima, a diversi suoli, però i migliori sono quelli un po' più profondi, diciamo della zona nativa del pecan, quindi suoli molto profondi, anche abbastanza fertili, ma soprattutto ben drenati, quindi non ci deve essere ristagno idrico che può provocare problemi di asfissia radicale. Però si adatta anche a terreni molto superficiali, con presenza di calcare. Risulta sensibile invece alla salinità, quindi a situazioni o irrigazioni con acque un po' salmastre o in suoli in cui c'è presenza di un'elevata quantità di sale per irrigazione o gestione agronomica precedente. L'irrigazione, cioè il fabbisogno idrico del pecan, vedete, si aggira mediamente intorno ai 900-1500 mm, però qua parliamo, ho detto, soprattutto di zone originarie, soprattutto di alcune varietà. In realtà poi resiste anche a lunghi periodi di scarsa disponibilità idrica. Vedremo nel dettaglio quali sono le fasi principali, più importanti. E chiaramente in condizioni con piovosità molto limitata, piuttosto che con assenza di irrigazione, quindi in asciutto, gli effetti sull'attività vegetativa e produttiva, quindi la crescita dei germogli, la differenziazione poi chiaramente delle gemme a fiore, quindi gli amenti, le infiorescenze maschili e quelle femminili, saranno sicuramente ridotte. Però in condizioni di un adeguato apporto idrico abbiamo sicuramente una buona produzione. Qua, velocemente, insomma, giusto per far capire la tipologia,
assomiglia vagamente quindi al noce americano, vedete abbiamo diverse gemme sovrapposte, qua è una caratteristica, no, di avere gemme secondarie, terziarie, gemme miste abbiamo e gemme a fiore da cui si sviluppano poi gli amenti come il noce sul legno dell'anno precedente. Vedete a sinistra gli amenti maschili sul legno, no, di un anno e dalla gemma mista, vedete, abbiamo la presenza di questi fiori femminili riuniti in infiorescenze con questo stigma molto particolare e recettivo. Quindi il polline poi rilasciato dagli amenti, un'impollinazione anemofila, va a fecondare i fiori maschili. La caratteristica del pecan è quella di avere, come le specie probabilmente che si adattano anche ad ambienti diversi, per esempio, e poi anche nello schema, perché tante volte noi ragioniamo da uomini, tante volte invece bisogna entrare nella mente, nel pensiero evolutivo delle piante che si devono adattare agli ambienti e devono selezionare nel tempo i genotipi, le discendenze più adatte a quegli ambienti. Quindi caratteristiche, quindi la stessa alternanza che abbiamo visto precedentemente, o caratteristiche della dioicità sempre viste in precedenza, sono tutti strumenti che le piante presentano per far fronte ai cambiamenti climatici, per adattarsi, per conquistare, perdere eventualmente degli spazi, ma conquistarne delle nuove. Quindi una caratteristica del pecan è quella di presentare una dicogamia. Quindi sono state distinte. Diciamo, le piante presentano, avete visto, sia fiori femminili che maschili, però si verifica una certa proterandria e proterogenia, quindi uno sfasamento. Quindi alcune piante sono, tra virgolette, pienamente o abbastanza autocompatibili quando la deiscenza degli amenti si sovrappone alla deiscenza alla recettività dello stigma, no, del fiore femminile. In altre invece sono più distanziati e quindi c'è necessità di avere anche diverse tipologie di piante nell'impianto. È evidente anche in questa specie, appunto perché utilizza gran parte delle risorse nutrizionali nell'anno di carica, l'alternanza di produzione. Quindi molto spesso in alcune varietà è più evidente, in altre meno evidente, però la tendenza c'è ad alternare. Quindi dopo l'annata di maggiore produzione generalmente segue un'annata di produzione più o meno ridotta. Ho detto in alcune varietà è quasi nulla la produzione nell'anno successivo, negli altri si ha qualche chilo, diciamo, in guscio di frutto per pianta. Vabbè, poi cascole che si verificano dei fiori soprattutto malformati o fiori non impollinati o quelli in cui non abbiamo, diciamo, le adeguate risorse nutritive. Qua vedete in questi grafici anche alcune varietà e vedete quindi la diversa maturazione, tra virgolette, dei fiori maschili e dei fiori femminili. Vedete, in alcune varietà si sovrappone, quindi abbiamo una piena compatibilità, in altre, vedete, non ci abbiamo questa compatibilità e quindi in quel caso bisogna trovare poi in mettere altre specie che presentino poi chiaramente una buona produzione, una buona adattabilità nell'impianto, in una percentuale chiaramente ridotta, quindi del 10-20%. E chiaramente dal punto di vista evolutivo della pianta, adattativo della pianta, l'impollinazione incrociata è favorevole, ma anche dal punto di vista commerciale, molto spesso alcune combinazioni si è visto da lavori svolti in America, perché vi ripeto, il 90% delle ricerche è stato compiuto in America, molte anche dal professor Lombardini e qualche cosa anche in Messico, qualche piccola cosa ultimamente in Cina, si migliora anche la qualità dei frutti con l'impollinazione incrociata. Qua vedete poi una chart per alcuni impollinatori che possono essere considerati migliori per alcune varietà che sono coltivate negli Stati Uniti. Il frutto, quindi, che cosa è il frutto di questa noce, di questo pecan? È una drupa con un mallo, come nel mandorlo, abbastanza spesso, no? Questo mallo,
coioso, fibroso, molto ricco di tannini, di sostanze astringenti, anche di pigmenti, tant'è che probabilmente può essere anche utilizzato per recuperare anche dei coloranti. E ad escenza si apre, vedete, dalla zona apicale e lascia cadere il mallo, oppure può rimanere attaccato con piccole fibre alla base del mallo e quindi potrà essere raccolto con uno scuotitore del tronco piuttosto con scuotitore anche dei rami per farlo cadere. La parte commestibile si trova all'interno del guscio e del gheriglio, simile a quello della noce, generalmente però è un po' più allungato nella gran parte delle varietà, è più appiattito. Inoltre il guscio è generalmente più sottile, in alcune varietà viene definito anche paper shell, come nelle mandorle, perché si può frantumare quasi con la mano, non in tutte le varietà, però sicuramente non è durissimo, diciamo, è sicuramente molto più fragile di quello della noce europea. Vediamo come si accresce questo frutto, l'accrescimento e la maturazione in tre grossi fasi. Abbiamo quindi una prima fase di impollinazione nel periodo primaverile, tarda primavera, e quindi poi abbiamo la crescita del frutto, dell'intero frutto. Con soprattutto l'accrescimento del mallo e del guscio nella prima parte, poi viene la cosiddetta water stage, in cui abbiamo i cotiledoni all'interno acquosi, gelatinosi, fase che tutti i mandorlicoltori conoscono, diciamo, e successivamente, in piena estate, diciamo, la crescita del frutto per quanto riguarda la dimensione finale è quasi praticamente completa, non si accresce praticamente più e incomincia chiaramente l'accumulo di nutrienti, di carboidrati, di proteine all'interno del seme, cioè che è la parte commerciale che quindi perde si riduce il contenuto idrico e quindi pian piano si solidifica. E qua vedete la durata delle diverse fasi. Insomma, per alcune varietà, quindi da quelle più precoci che vi ho detto, tra cui ad esempio anche una che abbiamo in collezione, la Perù, Pony, e altre invece più tardive, quindi da settembre, vi ho detto, fino a novembre, e fino poi alla deiscenza del mallo. Qua nel particolare vedete il frutto, no, in accrescimento, quindi ha raggiunto praticamente le dimensioni finali, però il seme è ancora allo stato gelatinoso, luminoso, poi incomincia a solidificarsi e alla fine la deiscenza in quattro parti, lo splitting del mallo è in quattro parti. Tante volte il mallo rimane attaccato e cade, ho detto semplicemente, il frutto, quindi come un frutto, ecco perché gli indiani lo usavano raccogliere poi nelle diverse, nelle, negli ambienti, no? Scusate, di coltivazione. Qua vedete alcuni impianti negli Stati Uniti in cui, come vi dicevo, sono presenti uno o due varietà anche per favorire quell'aspetto dell'impollinazione incrociata. Potete anche vedere che i sesti sono molto ampi, perché parliamo di una pianta che si sviluppa notevolmente, già in condizioni molto difficili con limitazioni idriche e nutrizionali, raggiunge le sue buone dimensioni. In condizioni molto favorevoli, quindi disponibilità idrica, terreno profondo e fertile, la pianta raggiunge dimensioni notevolissime, molto alte. E quindi i sesti, vedete, possono andare da 8x8, 10, anche in situazioni, diciamo, di 15x15. Generalmente, negli impianti un po' più tradizionali americani abbiamo una presenza di 80-100-120 piante per ettaro. Questa è la dimensione degli impianti. Si può chiaramente aumentare l'intensità nei primi anni, però considerato che l'entrata in produzione non è precocissima, no? Insomma, come specie che conosciamo, impiega qualche anno, quindi significa raccogliere da più piante per i primi anni e poi eliminarne alcune, farne eventualmente del legno, qualche altro prodotto che può essere utilizzato,
lasciare quindi maggior spazio per la coltivazione delle piante che vengono lasciate, quindi con un sesto dinamico, quindi in questo caso, e quindi maggior spazio sia nell'interfila per il passaggio delle macchine e permettere anche alle radici di espandersi, ma anche una certa disponibilità di spazio sulla fila. Per quanto riguarda la potatura, cerca generalmente di sfoltire le ramificazioni, molto spesso può essere anche meccanica, con un top, viste le dimensioni che raggiunge la pianta, per topping ed edging. Il portamento naturale della pianta per la coltivazione è quello del central leader, no? Ad asse centrale, quindi una piramide, però può essere anche coltivato volendo adattarlo, diciamo, a basso. Però negli impianti attualmente presenti, nella gran parte degli impianti si usa questo centralino, ogni tanto poi chiaramente bisogna cercare di abbassare, altrimenti arriva al terzo piano di un palazzo. Vi ho detto che l'irrigazione è fondamentale per ottenere buone produzioni, soprattutto nei primi anni di crescita, per favorire lo sviluppo delle radici e l'approfondimento e l'espansione appunto dell'apparato coltivato, dell'apparato radicale. Può essere coltivato in condizioni asciutte, però poi le produzioni si abbassano. Di che produzioni possiamo parlare, diciamo, di una pianta adulta? In guscio, come frutto guscio, possiamo avere nelle piante più produttive anche si arriva in condizioni favorevoli 60, 70, 80 kg, però se parliamo di condizioni più umane, più ragionevoli, possiamo parlare di produzioni buone, accettabili, 30-40 kg per pianta. In condizioni asciutte dobbiamo scendere a valori, in condizioni più difficili, 5, 10, massimo 15 kg di guscio per pianta. Più normale, soprattutto non irrigato, tra i 5 e i 10 kg, non di più. Però, come vi ho detto, considerato la produzione poi per ettaro e il prezzo, il risultato può essere anche interessante, perché potremmo andare a colonizzare, a occupare anche terreni un po' marginali, dove altre specie potrebbero soffrire, mentre il pecan, oltre all'aspetto produttivo, può svolgere anche un ruolo, questo noce, anche di tutela, di difesa del paesaggio. Pensiamo agli aspetti, no, dell'erosione, del trattenimento del terreno, per ridurre l'effetto dopo battente della pioggia. E quali sono i periodi, diciamo, critici per l'irrigazione? Innanzitutto la primavera, la ripresa vegetativa, però generalmente nelle nostre parti, a meno che non capiti ormai, non si può più prevedere niente, visto le annate come vanno, c'è una certa disponibilità idrica. Vi ho detto, se le condizioni sono favorevoli, l'apparato radicale si allontana ben oltre la chioma e anche a notevole profondità, riesce ad approfondirsi anche per qualche metro, anche se sappiamo che la gran parte delle radici funzionali per l'assorbimento è entro gli 80, un metro di profondità, le altre radici, diciamo, più da sostegno e quant'altro. Poi, quindi, l'accrescimento dell'endocarpo, quindi nel periodo giugno-luglio, il riempimento del griglio, quindi cercare di non far soffrire eccessivamente stress idrici nel periodo, no? Fine luglio-agosto, quando abbiamo la deiscenza del mallo. Però soprattutto, appunto, e quindi si può intervenire con irrigazioni di soccorso nel periodo pieno di piena estate. Vedete qua il fabbisogno, no, idrico, con le piovosità che abbiamo però in Louisiana, in Florida, no, in Georgia. Abbiamo fabbisogni molto elevati, però in altri ambienti più asciutti l'apporto idrico è sicuramente minore. Come vi dicevo, è molto sensibile alla salinità, quindi sarebbe meglio utilizzare delle acque buone, insomma, entro un decisiemens per metro, però riesce a tollerare, chiaramente si adatta anche ad acque con una salinità più elevata. Qua vedete, in base anche all'evapotraspirazione con un evaporimetro di classe A, un'evapotraspirazione di questo studio in Texas, quindi un ambiente che non è molto dissimile da noi, anzi forse
più caldo in certe zone, e vedete con il diametro della zona quanti sono i litri di acqua traspirati da una pianta. Abbiamo, diciamo, una certa quantità, però compatibile, considerato il sesso di impianto e la densità di piante per ettaro, e bisogna considerare anche la mole stessa, qui parliamo di piante adulte, quindi di dimensione anche notevole, che possono essere gestite anche con una certa disponibilità idrica che può essere presente nelle nostre zone. Chiaramente con traspirazioni più alte, vedete, la quantità è piante notevoli, qua parliamo veramente di piante di mole impressionante, la traspirazione è maggiore. Per quanto riguarda la concimazione, bisogna portare quantità annualmente perse, come tutta la frutta secca, insomma, fa bisogno di azoto, è molto importante, che è presente, no, nel gheriglio, e risulta, si è visto anche esigente in zinco, perché negli Stati Uniti in certe zone ci sono state, soprattutto per alcune varietà, delle anomalie dello sviluppo del germoglio dovute a carenze di zinco in certi suoli, insomma, nelle nostre zone non dovrebbe esserci queste, almeno, insomma, problemi così evidenti. Vedete i valori in questo studio dell'Università dell'Arkansas dell'azoto nelle foglie, fosforo e potassio, piuttosto che in Georgia, no? In cui vedete un valore ottimale di azoto tra il 2,5 e il 2,7, e poi via via gli altri elementi, quindi con la diagnostica che si fogliare, perché la foglia poi del pecan è una foglia composta, pennata, quindi si prelevano alcune foglie dal germoglio, tornano a chioma per avere, diciamo, un dato nutrizionale, e qua possiamo vedere alcuni sintomi di carenze, quindi dell'azoto con una generale clorosi della pianta, vedete le dimensioni delle piante, piuttosto che di ferro, no? Quindi sui germogli, sui nuovi germogli che si sono appena sviluppati, magnesio, fosforo non è delle nostre zone, è il problema, potassio o piuttosto di zinco, che oltre a queste colorazioni bronzate, vi ho detto, manifesta anche delle anomalie proprio dello sviluppo della foglia, che diventa quasi arrotondata, un po' circolare. Quindi sono stati visti questi sintomi nelle varie zone, soprattutto degli Stati Uniti, e qualcosa anche in Messico. E a proposito di Messico, vediamo qua, ad esempio, nelle piante giovani, in indicazioni di somministrazione di azoto per piante nei primi anni all'impianto, per favorire, vi ho detto, quello sviluppo radicale e l'accrescimento della pianta, vedete, di alcune centinaia di grammi nei primi anni. Anche in questo caso, come abbiamo visto per l'acqua, l'azoto, soprattutto alla ripresa vegetativa, dove vengono in realtà utilizzate le riserve, se la pianta è stata gestita bene, appunto nell'annata precedente, le riserve di azoto presente nelle branche vicine alle gemme, e quindi poi soprattutto nel periodo primavera, inizio estate, per lo sviluppo della noce e il riempimento, e le riserve per l'anno successivo a fine estate, in cui la pianta risulta ancora fotosinteticamente veramente molto attiva, quindi possono essere assorbite le riserve, che più per l'azoto può essere assorbito che per il frutto, che ormai, diciamo, è nella fase di completamento dello sviluppo, possono essere immagazzinate nella pianta. In questo poi bisogna tener conto, appunto, dell'alternanza delle varietà. Quindi nell'anno di maggiore produzione viene suggerito di fertilizzare con maggiore quantità di azoto per favorire poi lo sviluppo di vegetazione di gemme nell'anno successivo e permettere anche, diciamo, sia una discreta produzione nell'anno successivo, ma anche una crescita del germoglio adeguato. Per quanto riguarda la produzione, per seme, no, è abbastanza facile da propagare, presenta una buona germinabilità, quindi per ottenere porti innesti, anche poi da incrocio sono stati fatti, diciamo, le nuove varietà, e quindi possono essere stratificati e mantenuti a 4 gradi, oppure i semi anche senza stratificazione, si può fare un trattamento a basse temperature per una quindicina, 20 giorni, poi vengono messi nel substrato adeguato e germinano tranquillamente, vi ho detto, hanno una buona germinabilità. L'innesto può essere a spacco, a gemma, diciamo, a corona, a pezza, insomma, diverse tipologie di innesto. La riuscita, insomma, non è elevatissima, bisogna quindi avere una certa manualità e esperienza,
ma come d'altronde anche al noce, insomma, che sono specie particolari da innestare. Però si possono ottenere semenzali di alcune varietà anche adatte ad alcune ambienti e poi innestare, no, con le diverse varietà. Ecco, le varietà, diciamo, molte sono state selezionate nella raccolta di germoplasma, no, in giro tra le popolazioni, tra le foreste, la vegetazione spontanea che c'era, e molte varietà sono state ottenute soprattutto nel secondo dopoguerra, negli anni 60-70, in cui sono state fatte degli incroci e sono state ottenute diverse varietà, soprattutto dall'USDA, varietà a cui è stato dato poi il nome di quasi tutte le tribù indiane, lo vedremo, mentre nelle nuove hanno un po' cambiato, diciamo, i primi tempi hanno dato per rispetto delle popolazioni, negli ultimi anni le varietà hanno cambiato un po' il nome. E qua vediamo anche il colore del gheriglio, da quelli migliori a quelli poi che diventano un po' più sgradevoli da mangiare, dovuti o a un'eccessiva essiccazione, disidratazione. Anche noi abbiamo fatto delle prove ad essiccare in stufa il gheriglio rispetto alla temperatura, diciamo, sotto il sole, all'aria, e a temperature più elevate, tipo anche quello che ha fatto vedere Franco prima, poi diventa più scuro e sgradevole da mangiare. Quindi si devono usare temperature basse, non troppo alte, perché oltre il colore, ho detto, diventa sgradevole. Questo è il colore migliore, diciamo, un giallo oro. Qua vedete alcune le varietà che abbiamo in collezione, sono varietà chiaramente non nuovissime, perché vi ho detto è una specie che impiega anni per crescere, e come vedete i nomi, Sioux, Cheyenne, Mohawk, Cherokee, tutti nomi di tribù indiane. Di queste varietà vedete qua i frutti, guardate, il mallo, no, molto spesso, il guscio, Cheyenne, Green River, Kiowa, Mohawk, discrete, però di tutte queste alla fine quelle che hanno dato i risultati migliori sono state poche, cioè che si sono adattate più che altro. Io qua parlo di adattamento a un terreno superficiale con un banco calcareo a 20 cm, 15 cm, 30 cm e che hanno fornito delle produzioni discrete, in asciutto, buone quando abbiamo irrigato, mentre le altre varietà, diciamo, per problemi vari, non hanno presentato un buon sviluppo vegetativo e anche la produzione è stata assolutamente insoddisfacente, forse da tener conto come aspetto ambientale. Vediamo Choctaw, che è discreta, vedete che più o meno poi il peso del gheriglio sulla noce è più o meno un 50%, in alcune varietà leggermente inferiore, in altre arriva a un 55%, però più o meno stiamo intorno, non si scende generalmente intorno alla metà. E vedete il frutto tutto con il mallo ha un ottimo peso, forma, vedete, ovale. Il problema è che molti frutti vuoti, la produttività non è elevata. Più interessante Pawnee, con un buon frutto anche abbastanza precoce, soltanto abbiamo verificato, però mi hanno confermato anche i colleghi, gli amici americani, che più precoci sono, buoni da raccogliere a settembre, da fare chiaramente disidratare, però sono preda di uccelli. In America corvi, scoiattoli e quant'altro, però sono veramente ambiti, anche perché il guscio, vi ho detto, non è durissimo e quindi vanno a beccare anche lo stesso mallo. Quindi Pawnee interessante, poi vediamo qua Shawnee, vedete questa è almeno buona, lo stesso ovale, vedete un buon gheriglio. Shoshone, una forma più rotondeggiante, quasi globosa, è un'altra varietà interessante. Stewart, notevoli dimensioni, si è adattata bene e l'albero cresce raggiungendo dimensioni guardevoli, la produzione è discreta, e Wichita quest'altra varietà, quindi queste tre quattro varietà. Ho detto queste sono varietà rilasciate negli anni 60-70, negli ultimi anni ci sono nuove varietà che però consiglio sempre devono essere valutate, perché come abbiamo visto noi in questo screening, più della metà le abbiamo scartate. Non sono idonee, probabilmente più adatte ad ambienti un po' più umidi, con terreni diversi. La raccolta, vedete, in autunno può essere meccanica con gli scuotitori, va bene, come la gran parte della frutta secca. Qua vedete delle foto in Cina, per un'altra specie, Catayensis, però può essere essiccata, come le mandorle, non è altra frutta, all'aria,
quindi impiegano un po' di tempo, oppure con degli essiccatori, però a temperature non elevate. Poi il frutto può essere venduto in guscio oppure sgusciato. Ah, la cosa che alcune varietà, poi tra l'altro le abbiamo scartate perché presentano, riteniamo, questo può essere sicuramente un aspetto negativo per il consumo fresco, difficoltà nell'apertura del guscio, quindi il griglio che rimane attaccato e tende a frantumarsi, oltre al fatto che rimane una membrana pelosa, diciamo, che non è gradevole a mangiare, poi lascia una certa tannicità, quindi non è facile, alcune varietà, quindi dal punto di vista commerciale non sono buone per questo limite, mentre altre si puliscono più facilmente, può essere diviso in due metà facilmente anche il griglio e non lascia residui, no, di tessuto vegetale che diventa lappante poi alla masticazione. Qua vedete alcuni patogeni che ci sono, quindi da lepidotteri, afide nero, afide giallo, ma punteruolo anche del pecore. Qua parliamo soprattutto in America, negli Stati Uniti. Un problema può essere poi anche la fumagine, soprattutto la malattia più pericolosa può essere chiaramente questa scabbia del pecan, il fusicladio, quindi che provoca, ci sono varietà più suscettibili e altre più resistenti. Qualche piccolo sintomo l'abbiamo visto anche noi, soprattutto su questa, sugli altri non tanto, non abbiamo riscontrato, però su questo qualche varietà presenta quindi questi problemi, no? Sul mallo molto evidenti e anche sulle foglie che quindi riducono poi la superficie per la fotosintesi e quindi la produzione. Vedete qua brevemente negli Stati Uniti produzione importante negli anni, anche se adesso hanno la concorrenza della Cina che si è dedicata, però l'industria, vedete, negli Stati Uniti sta ricevendo finanziamenti per favorire la ricerca, la produzione, la commercializzazione del pecan, perché oltre al mercato locale può essere conservato, essendo frutta secca, può essere conservato, quindi anche esportato e mandato negli altri stati. Vedete poi qua le varie associazioni di produttori che stanno negli Stati Uniti, insieme sotto un American Pecan Council che si occupa non solo di prendere fonti per fare ricerche, ma anche per mostrare i benefici, gli usi e la storia del pecan, anche per, come vi ho detto all'inizio, no? Delle popolazioni indigene e quant'altro, ma poi soprattutto quello che vedremo, no? Vedete qua il valore, è la produzione che sta aumentando soprattutto negli stati dell'Ovest, quelli un po' più asciutti, dove i problemi fitosanitari sono inferiori e dove però c'è bisogno dell'irrigazione, mentre la crescita è molto più ridotta negli stati più umidi ovest degli Stati Uniti, vedete, no? Qua sono indicati gli stati sia a est che a ovest. E chiaramente quello che questa associazione di produttori, che forse dovrebbe darci anche di ispirazione, no? Per tante cose, qualche cosa, per le diverse specie da frutto, no? Di unire e fare uno sforzo comune per dare anche delle linee guida e dare informazioni alla coltivazione del pecan in ben 15 stati. No, vedete, quindi una politica di marketing comune, una ricerca anche per risolvere i vari problemi che sono presenti. Qua gli usi, ad esempio, del pecan, quindi frutto, aspetto paesaggistico, il legno, quindi per lavorazioni in ebenisteria, pacciamatura, produzione di tartufi, si è visto che alcuni tartufi negli Stati Uniti crescono anche sotto il pecan. Si può adattare, vi ho detto, a basse disponibilità idriche, ha un effetto anche climatizzante, la chioma molto ampia, anche in piena estate, mantiene una temperatura più fresca, quindi si possono creare dei veri e propri boschi anche per dei percorsi naturalistici. Riduzione dell'effetto battente dalle piogge intense, no? Quindi si riduce quell'effetto dannoso sulle caratteristiche strutturali del terreno e poi chiaramente grazie alla presenza di questi polifenoli, tannini delle foglie e delle radici, riduce sensibilmente la crescita delle infestanti sotto il tronco.
Qua vedete molti usi, soprattutto in America, quindi l'olio, la pecan pie, no? Un'altra torta, farine, gelati, liquori, simile al nocino, ma forse anche più aromatico. Corteccia e foglie, vedete, presentano sostanze astringenti, si può ricavare anche un olio dal pecan. Le foglie, vi ho detto, ma anche i malli per le colorazioni naturali. Parliamo tanto, no? Di prodotti naturali, tinture naturali, non chimiche. Quindi. E poi tutte le proprietà salutistiche. Qua vedete quello sui tartufi, quindi il bianchetto, lo scorzone, e si è vista una buona crescita dei tartufi, no, del micelio, sulle radici di alcune varietà di pecan. Qua vedete alcune lavorazioni, quindi di mobili per fare anche il parquet. Quindi una volta a fine, consideriamo che l'impianto può durare decenni. Ci sono piante ancora molto produttive negli Stati Uniti di 80, 90, 100 anni. Poi con i gusci e i malli essiccati, vedete, possiamo utilizzarlo anche come combustibile per quindi stufe oppure per materiale pacciamante. Qua vedete il contenuto poi di elementi nutritivi che ci sono, le calorie, insomma, non sono piccole. Però chiaramente non è un frutto che si può mangiare in grosse quantità, vedete una buona quantità di carboidrati, proteine e lipidi, soprattutto, no, vedete, acidi insaturi. Qua vedete quella foto che avevo detto, 200 grammi in confezione a 5 euro, quindi a 25 euro il chilo, è molto ricco di vitamine. Vi dicevo poi soprattutto gli aspetti salutistici molto importanti per il pecan, come per tutta la frutta secca, alcune che abbiamo visto, altre che vedremo poi nel corso della giornata. Quindi vedete anche la certificazione, quello che aiuta anche questi prodotti alla vendita e alla commercializzazione dell'American Heart Association. Quindi dal 2012, proprio nell'ambito di quella tutela e valorizzazione dei prodotti, gli Stati Uniti, vedete, le noci pecan negli Stati Uniti sono definite buone per il cuore e anche per diete a basso contenuto di sodio e per problemi poi di colesterolo, oltre al fatto poi di ricerche che hanno mostrato gli effetti positivi come altra frutta, come le noci, pistacchi, arachidi, per cancro al seno, e dati poi vedete qua su 62.000 donne per 20 anni, che al 10 grammi, quindi parliamo 3-4 noci, 4-5 noci al giorno, può ridurre diversi tipi di cancro. Poi la fibra che è presente anche in queste noci ha un effetto anche su problemi, diciamo, intestinali, tra cui il cancro. Quindi gli indigeni non ci avevano torto, ci avevano visto giusto con centinaia di anni di esperienza. Noi stiamo adesso valorizzando con la ricerca. E quindi tutti aspetti che fanno apprezzare questo prodotto dal consumatore e possono incentivarne, diciamo, il consumo. Io penso di aver concluso e di aver dato, diciamo, un quadro così un po' generale, però per conoscere un po' questa specie esotica e che forse può trovare una piccola finestra di coltivazione nell'ambito delle diverse specie che possono essere coltivate in Italia. Ringrazio tutti per l'ascolto. Diciamo anche la possibilità di valutare in futuro. Chiaramente servirebbe un progetto di ricerca strutturato per validare e per valutare in differenti aree, questo è un progetto liste varietali oppure frutticoltura come quelli che ci sono stati decenni fa. Purtroppo non si vede all'orizzonte in Italia, diciamo, dei progetti a lungo termine, sono tutti progetti, diciamo, di breve termine, di 2 o 3 anni. In 2 o 3 anni non si porta a nessun risultato. Noi speriamo che, diciamo, in futuro, diciamo, i nostri politici possano da capo, diciamo, intraprendere quella strada che in particolari condizioni, se penso al progetto Liste Varietali, che cosa è significato per il Sud, ha fatto conoscere la frutticoltura e quindi la marginalizzazione della frutticoltura che è avvenuta grazie anche a quella conoscenza, diciamo, è auspicabile che avvenga anche in futuro per altre specie.